salutarvi, ringrazio tutti questi ballerini, dai più piccoli ai più grandi, di età, ma sono tutti grandi. Io ringrazio Simone Mergola che è stato già qui, mi pare, a danzare una bravura incredibile, così come Vecchia Serafini. Una piccola domanda, una piccola curiosità. Grazie, grazie mille. Hai azzeccato proprio la vaniglia. È una donna bellissima, ma proprio la faccio una figlia, bellissimo questo balletto da Cenerentola di Prokofiev, è sicuramente al 2000 per 1000, quindi più che sicuro è l'inviterò la Ludovica Serafini che ha da dire sicuramente qualcosa di importante. Prego. Buonasera a tutti, spero che questa replica Cenerentola vi sia piaciuta. Volevo ringraziare Maria Gabriella per averci dato l'opportunità di partecipare a questo evento che porta avanti da anni. Volevo inoltre ringraziare tutte le bambine insieme ai loro genitori per il loro impegno e la fiducia che avete nei miei confronti. Ricordo bene la proposta di Barbara in merito all'apertura dei miei corsi di danza classica che vedevano me come docente. Mi ero diplomata da poco all'Accademia Nazionale di Danza di Roma e quindi ripreso un po' di giorni per riflettere, in quanto insegnare danza può sembrare facile e banale, ma invece è un'attività molto complicata e impegnativa. Decisi di aprire questo nuovo capitolo della mia vita e posso dirvi che non chiuderò mai. Ricordo il mio primo giorno in sala. Tante bellissime allieve con modi differenti, capelli slegati, ma tutte con tanta voglia di imparare. Ho subito avuto un feeling con tutte loro. Giulia, fin da subito mi ha fatto capire che il suo sogno è diventare una ballerina professionista. Eleonora, che grazie al suo impegno è riuscita finalmente a credere in lei. Giorgia, insediatosi. Poco più tardi ha recuperato il programma tecnico grazie alla determinazione e alla sua grande voglia di imparare. Infine Allegra, giunta lo scorso anno, è riuscita ad eliminare atteggiamenti scorretti, divulgati da altre scuole di danza e ha acquistato una grande sicurezza di se stessa. In poco tempo i capelli slegati sono diventati dei bellissimi scignoli, così come li voglio io. E i modi differenti sono diventati tutti di un unico colore per formare un corso omogeneo ed accademico. Dopo essermi diplomata in gioco danza con il massimo dei voti, ho conosciuto le mie prime dolcissime allieve del corso dai 3 ai 5 anni di età. Ricordo i dolcissimi volti di Arianna, Angelica, Giulia, Melissa, Sofia, Giorgia, Chiara, Rachele, Ludovica, Elena, Azzurra, Aurora, Carlotta e Sandra. Successivamente i corsi di propedeutica, che va dai 6 agli 8 anni di età, con la risolutezza di Marta, Sara, Martina Colarossi, Martina Floreani, Isabella, Vittoria, Federica, Gente. Con il passare degli anni questi corsi sono ampliati e si sono formati nuovi corsi di gioco danza, in cui si sono aggiunte Beatrice, Jennifer, Alice, Mia, Zoe e Francesca, e nuovi corsi di classico in cui si sono inserite con tanto entusiasmo Giulia, Eleonora ed Asia. Tutte le bimbe che ho nominato occupano ognuno di loro un pezzo importante del mio cuore. Le mie allieve sono state coinvolte in spettacoli di fine anno di grande spessore, a partire da Excelsior, Coppelia, Schiaccianoce e Cenerentola, grandi balletti di repertorio classico. Per repertorio si intende un balletto con musica e coreografie già stabilite dai coreografi di fama mondiale. Le scuole di danza di oggi si limitano a far esibire le bambine con musiche non idonee e con
coreografie che esaltano le bambine di pochi anni di età, in modo tale da conquistare i genitori seduti in platea. Tutto quello che avete visto fare dalle vostre figlie nei miei spettacoli sono coreografie adatte alla loro età e curate nei minimi dettagli. Io credo. Quello che sto per dire ora non è facile da spiegare e per questo cercherò di essere assolutiva. Credo che sia arrivato il momento di spiccare il volo verso una strada che possa permettere a me e alle mie allieve un futuro sereno e professionale, in quanto da ottobre i corsi di danza si terranno in un nuovo ambiente, ovvero la mia scuola di danza. Grazie.